volta in vita mia che esco di casa struccata, ma sapete che fondamentalmente non è che mi interessa più di tanto. Però mo me voglio truccare, mi sono portata appunto i trucchi per darmi una sistemata perché c'ho una faccia proprio assurda. Non mi fio rompere le palle perché si è dimenticato Rubble, sicuro. Sicuro, a palla proprio. Mamma mia, non ci Brufoli della stiamo mai gioventù. tranquilli. No, ho mandato mia nonna di là che sta a parlare con la nipote, se no non potevamo parlare noi, ho cacciata praticamente. Tanto parlano solo di malattie, di morti, dei necrologi. Non sto scherzando comunque, vabbè. Allora, è un sacco che non mi metto più il correttore sotto agli occhi perché mi appesantisce un sacco lo sguardo. Però oggi faccio veramente pietà e misericordia. Lillo sta a casa nuova, è andato a fare ancora qualche lavoro. Però stamattina noi non siamo andati perché lui aveva bisogno proprio di riposarsi un po' di più, se no ci saremmo dovuti alzare troppo presto. Io in realtà volevo dare una sistemata, ma mia madre è venuta a prendermi prima e quindi non ce l'ho fatta. Però Lillo viene a mangiare qui e poi pomeriggio andiamo insieme a casa nuova a fare qualche cosa, insomma. Mo, se te lo sei dimenticato non è un problema, no? Stasera lo trovi. Magari Rubble si è nascosto perché non gli andava di venire. Quel furfantello, magari si è nascosto sotto le coperte. Quanto scommetti? Fa finta che Rubble ha la diarrea e non è potuto andare in missione e ci va un altro cagnolino al posto suo. Si possono inventare un sacco di cose, Rendi conto? Ah, non mi rendo conto. Un cane robotico non si fa mai. Il Ah, mette nonna? Mette nonna? Guarda, fai vedere. Ah, l'hai messo. Salvatelo, salvatelo! Andato meno male, è andato dentro al corpo. Polizia, te lo ricordi? Se questo è della polizia, questo deve essere della guerra. No, questo qui è dei carabinieri. Questo qui invece è il camioncino della polizia. Questo è il camion dei pompieri. No, questo è un camione normale. E questa è una macchina Questa è una normale. macchina da corsa? Sì. Alla Fast and Furious? Sì, vedi? Perché qui. Scusa, il terzo scoletto. C'è scritto RS King. Fate conto che sto in zona cucina seduta su uno sgabello. Lui ha preso l'altra cosa del palo scrigno. Vuoi lasciare una dichiarazione a me? Vuoi lasciare una dichiarazione? La dovresti censurare. Stamattina lui è venuto qui a fare i lavori, poi a pranzo è venuto a casa di mamma, però gli avevo fatto trovare io il pranzo, cioè gli avevo fatto il riso perché mia madre quando si mette a preparare ci mette un po' di più invece. Lui mangia un po' più puntuale, soprattutto quando deve fare i lavori. Abbiamo mangiato prestissimo, poi vabbè, abbiamo mangiato anche con loro il secondo. E alle 2:30 ristavamo un'altra volta qua. Che saranno? Saranno le 3 qualcosa adesso? Che dici? Sì, forse un po' più tardi. Oggi finalmente è il primo giorno vero di sole e di caldo, cioè veramente un caldo che potresti stare a maniche corte. E che bello, non vedevo l'ora, sinceramente. E quindi niente, mo finisce, cioè finisce, gli faccio un po' di compagnia a lui, tanto deve fare tutte cose che non deve fare particolare rumore, quindi se monta sta porta. Bella? Dov'è? Eccola. Ah, ci avevi fatto pure il ciabuco. Mazza, queste sono perfette. Ottimo.
sono pure della misura giusta. Guarda, sono affida. Ottime. Vediamo che luce ha. Io non so se lasciarle di sto colore. No, amo. Col flatting, che no, dici? No, amo, che famo bianco e avana. Ma che stai scherzando? No. Ma che sei matto? Ma non esiste proprio. Ma che stai fatto schifo? Ma non è da te di ste cose, amo. Guarda che c'è proprio un bel contrasto, Ma che sei matto, Lili? È orribile. Orribile? No, no. Bianco. Io sono da steccato bianco. Che è orribile, mamma? È orribile che lascia il colore così e devi verniciare. Queste ne avevo considerate, mi pare, me ne servivano 100. Un centinaio, sì, mi ricordo. Centinaio, quindi me ne servono 50 perché sono da 2 metri e le ho tagliate a 1 metro. Devi verniciare il cancello. A parte che dobbiamo verniciare il cancello perché è tutto sporco. Deve verniciare le stecche che servono per chiudere, così non ci vede nessuno. Hai visto mo dove arriva? Stavamo dicendo che avendo tagliato quegli alberi sopra, adesso abbiamo il sole già a quest'ora, che parte da metà giardino, invece prima c'era soltanto questo spicchio qui che era illuminato. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Comunque alla fine abbiamo deciso di toglierlo, questo qua, lo togliamo tutto, perché come vi dicevo questo qui è un albero siepe, essendo un albero siepe, un lauro ceraso, andrebbe appunto messo basso a siepe. L'hanno fatto crescere troppo, quindi comunque non è bello a vedersi. Secondo, se mettiamo di nuovo questo, comunque la siepe prende un po' di spazio, no? Perché comunque deve essere un po' gonfia. In quel tratto invece qua ci va tutta la camminata, quindi l'asfalto, soltanto il mattonato, per arrivare poi a questo punto dove metteremo la lavanderia. E oltretutto dobbiamo mettere una recinzione in legno per coprire un po' tutto lì, ste favelas, sti tendoni verdi che non ci piacciono, quindi alzeremo una recinzione un paio di metri in modo da coprire tutta questa parte, spero che mi sentite, e quindi verrà una cosa molto carina in legno che fa pandanne con la casetta. Al limite ci metteremo qualche fioriera, e questo però lo vogliamo tenere perché essendo alto ci copre pure un pochettino la parte davanti del palazzo, no? Diciamo di quest'altra casa, dei vicini e tutto, e poi dà un po' effetto bosco che ci piace tanto, anche se è malato, che il problema è noi lo possiamo pure curare, però lassù non ci arriviamo per curarlo, quindi adesso vediamo, lo teniamo e poi tutto intorno faremo appunto questa bella recinzione, così anche qui non vediamo i vicini perché siamo proprio dentro casa, e quindi abbiamo deciso di toglierlo. Quando io dico che dentro questa casa lui te lo scordi, sta a fare, sta a giocare con i volantini, secondo me sta a provare tipo a fare un aeroplano, una roba del genere. Che sta a fare? Prendete conto che mio marito sta a corto riso pure quando è stanco morto. Allora, architrave montato. Il capo qui dice che serve per una questione strutturale, in modo che... Sì, ho capito. In modo che amo la... perché scarica il peso della parete, giusto? Certo, se no scaricherebbe sullo scrigno, no? Ok, quindi questo montato. Va a fare pipì, va. Se ci riesci da solo, te bagni? Praticamente adesso qua ci va ricostruito il muro, nella parte di ferro che vedete ci va ricostruita la parete del muro. Ma la porta non è da 60, è da 70, è più grande. Mazza, si vede? L'ho potuta montare perché c'è un prelievo del musifone. Vabbè, non ci importa, va bene uguale. L'ho potuta montare. Io l'ho potuta montare. Che? È un rubinetto quello che va. Eh? È un rubinetto. Dove vai, amore? Dove vai? Perché la bagni? Sì, perché io no, con la polvere si isola meridiana. Con la polvere? La meridiana cementizia si isola. Si isola? Fa dei rimedi a supporto. Ah, ce lo dice lui. Ho detto che avevi bagnato. T'ha bagnato, papà. T'ha fracicato. Se gli viene la tosse ti uccido.
se gli viene la tosse tutti. No, non mi bagniamo, ho tutti i capelli puliti. No, ma io sento freddo, mo. No, no, sento freddo, lascia. Amo, no, perché poi mi bagna pure lui, non si regola come te. Sì, ma basta però, basta, basta, mi braci e basta. Questa bacina. Basta. Basta. Bravo. Ecco, dammi questa. Fermo. Fermo. Vai. No, non si può bere quella che fa male. No, mamma, sporca. Mamma, vuoi dare un pizzo? No, pieno. 7:15, siamo tornati da pochissimo dalla casa nuova e ovviamente Lillo sta giù col pupo perché l'ha portato giù con la bicicletta perché c'erano gli amiche, no veramente non c'erano i suoi amichetti, però lui sta bene pure con gli amici di mio marito che stanno tutti in bici e quindi l'ha portato giù un'ora. Io che ho fatto una cosa che non si fa in realtà, per paura che loro salgono, ho prima passato l'aspirapolvere e mi lavo per terra e poi spolvero. So che prima si spolvera e poi si lava in terra, ma se io mi metto a spolverare, tempo che lavo per terra, loro sono tornati. Siccome no, cioè non è che mi importa fondamentalmente della polvere, ma mi importa da una botta al pavimento, perché come vi ho spiegato l'altro giorno, Pippi aveva fatto un vero disastro con il suo bisognino. Non va spiegato proprio perfettamente bene, ma lei me l'ha fatta dietro la porta di casa, quindi quando io ho aperto la porta, vi devo dire quello che è successo, ho pulito lì con tutte le cose belle disinfettanti, ci ho messo di tutto e di più, però c'ho bisogno proprio di dare una lavata in terra. Quando lei mi sporca, anche se mi sporca soltanto in un punto, io ho bisogno di lavare in tutta casa, quindi prima che arrivano lavo e poi la polvere poco mi importa, ma l'importante è che per terra sia disinfettato. E quindi niente, do una pulita. Batteria super scarica. Avrei voluto registrare qualche altra cosa, ma vi dico la verità, dopo che ho pulito mi sono sdraiata un attimo sul letto con tutte le finestre spalancate a sentire gli uccellini e praticamente sono stata tipo così senza far niente. Ho dato solo una pulita, vi ho detto, in terra e aspirapolvere e lavato in terra. Non ho spolverato nemmeno e lo farò più tardi al limite, perché mi vorrei mettere, oh mio Dio, a momenti mi amputo una mano, mi vorrei mettere ad editare il vlog, scusate la luce, e nulla. E poi dopo dovrei fare la doccetta a Stefano, preparare la cena al coccodrillo che sta qui, che dorme, qui chiudo perché sennò poi Stefano se si fa la doccetta sente freddo. E nulla ragazze, domani rivloggo, quindi ci vediamo domani con un altro vlog. Chiudiamo questo, il letto stamattina di gnappo non l'ho fatto. E eccoli, domani si arriva alla casa nuova. Zitta. Aspettate. Sento qualcuno che sta all'ambiente. Eccolo. Ma che sei là? Mamma mia, mi fai vedere la tua faccia, sei verde. Voglio di sapone 2. Ok. Voglio di sapone 2. Benissimo, saluta, dai la buonanotte che ci andiamo a fare la doccia. Giallo e rosso della Roma, sì. Saluta. Ciao.